Buongiorno, Lidio, ho fatto cambio di stagione. No, non ho fatto cambio, devo fare il cambio di stagione. Vabbè, io arriva la primavera, arriva l'estate e ho i flash perché vado al mercatino e già so che troverò qualcosa che mi farà impazzire. Quindi poi dopo faccio oggi il cambio di stagione e butterò le cose nuove. Dice, ah, butti, perché che fai? Compri e butti. Io non è che compro e butto, io compro e riciclo. E compro riciclando. Vabbè, morale della favola, questo è un mercatino di usato dove io trovo delle cose spettacolari. L'ho già fatto un video del genere, però chi è d'accordo con questa cosa lo vede, se non no. C'è chi andando al mercatino usato impazzisce, però sono cose, non lo so come vengono prese, non lo so. Se qui dovessimo iniziare un discorso lo possiamo esaminare, facciamo un dibattito, faccio un video con questa cosa, ma io devo dire che non è che mi sento a posto con la coscienza, però comunque compro cose senza spendere l'ira di Dio e comunque non spreco, non lo spreco, non faccio fabbricare cose low cost in più. Allora, vari pezzi, cioè mi sono giustificata praticamente, no, non è vero. Questo ad esempio, vabbè, lasciamo stare, questa è una casacchina, questa cucita così, ta. Ma che c'entra? Non lo so. Allora, il pezzo, vabbè, facciamo vedere il pezzo, no, vabbè, il pezzo che mi piace più non è questo, cioè mi piacciono tutti poi alla fine. Allora, il pezzo magari ecco che oggi ho l'International Picnic a scuola dove lavoro e quindi è una festa dove andiamo tutti quanti insieme, genitori, insegnanti, eccetera, eccetera, andiamo a fare un grande picnic, la scuola lo offre. E ognuno porta qualcosa del cucinato del proprio paese, insomma, e stiamo tutti insieme, molto carino. Ed è fatto in un posto molto bucolico, dove ci sono alberi di ulivo, eccetera, eccetera. Io ieri, neanche a far apposta, ho trovato a 3 euro questo salopetto, che ho appena, cioè che ho già lavato, quindi è ancora un po' bagnata, nera, semplicissima, con le finiture dorate. Solo che la cosa, ecco, è trasparente, è di lino, è fantastica, perché, ecco, insomma, qua c'è del lume, normale, è di lino e la marca è Gianina, è una 40, però io che non sono 40 mi sta un po' stretta, ma il lino tende ad allargare, quindi a me piace molto questa cosa, perché se sei grande, se sei larga, si allarga, se sei stretta non si allarga perché tira. Poi sempre 3 euro, no, questa è 5 forse. Delle cose sono 5, delle cose non hanno 3. Ho trovato questa con una, che questa invece è grande, prima la sorpresa, ma è stupenda. È gessata sul blu, la marca è Giorgio, il tessuto è perfetto. Ah, hanno 44. È una 44, un po' abbondante, ma insomma nei giorni di piena. Poi se non dipende di quello che è, ma è stupenda. Poi ha sempre 3 euro, torniamo ai 3 euro perché non so che succede. Ho preso questi pantaloncini molto maui, molto carini, dello Colors of the World, con le taschine. Che se ho il coraggio mi metterò, però insomma, non sono così eccessivi, un biscottino, li devo stirare, non lavati, ancora bagnati. Ecco, io lavo tutto con Ace Gentile e Amochina. E poi ho preso questa, che lì per lì ho detto, ma cioè, come la metto, come la metto, perché era messa tutta larga. Invece è bellissima, perché è una gonna, fatta col sistema dei pantaloni larghi, infatti stavo pensando se mettermi questa oggi perché mi aiuta un po', però sopra devo comprare le canottiere, non ho canottiere serie, carine insomma, e questa è molto carina, questa pure 3 euro, morbidissima, leggerissima. Poi vabbè, no, la pistola mi sa che la faccio fine. Poi trovo questa che è impazzolissima perché con i fiori, insomma è molto bella, è una blusa, questa è di H&M,
quando forse è 1,34, vabbè, non lo so, però insomma mi sta molto carina, molto molto carina, questa è proprio appunto, questa è proprio la... Poi un altro pezzo mi è piaciuto moltissimo, però questo forse lo mi sorella perché lei sta meglio. Questa è una maglia dietro liscia, però appunto sotto alla sua, devo mettere ad asciugare qua, sotto alla copertura diciamo, un po' pesantina, ma insomma, vabbè, guarda adesso perché è bagnata, e dietro liscia, crema, un cipre crema, e davanti è tutta plissettata, con la cintina, con i finali, così, è un amore. Questo, cioè, se non è molto magro questo vestitino, ma è un amore, non è marco, è smarcato, questo è praticamente qualche cinese, però è un cinese carino, cioè ragazzi, veramente carino. Questa è una che mi piace di più, questa è quella fiore di H&M, devo dire che mi piace moltissimo, questa è un amore, questa è una camiciola trasparentissima, con questa trama qui che io adoro, sul verde blu, e questa proprio rende tanto, questa proprio rende tanto, questa fa elegante. Scusate un attimo, possiamo non urlare? Non urliamo per favore. Poi questo l'acquisto del secolo, perché 5 euro stava messo, vabbè, ne vogliamo parlare, okay. Stava messo lì, sto per andare dai bambini, l'ha messo lì, ragazzi, è stupendo, indosso, è stupendo, 5 euro, è una specie di parkour, ok, scusate, la vogliamo finire per giocare tutti e due, grazie. Io non voglio, intanto tu urli e metti i piedi per terra. Si deve da fare. Insomma, vabbè, non lo metto, è veramente, cioè, ha questo cappuccio che è uno. È vero, è lì. Però fai il bravo tu, eh? Insomma, questo me lo porto anche in vacanza. No, no, sto provando una cosa. Dobbiamo andare io. E insomma, ha le taschine, lo devo. Adesso l'effetto è, come si dice, stropicciato. Però è proprio bello, è fatto bene. Questa è la marca che io non conosco. Vediamo, non so, comunque o è tedesco o è olandese, è fatto lì, strano, mai visto una cosa del genere, si può lavare a mano, lo lavate in lavatrice, però con lavaggio a mano, vabbè, insomma, ci piace, ma c'è tutta una spiegazione che non sto leggendo neanche perché non ho gli occhiali, è una 42 ed è proprio carina, per me, a te sentite? Vabbè, è stropicciato ma si capisce, questo, ci sono finito? Aspetta un attimo, che non mi sembra, mamma mia che braccio. Non era finito. Allora, questi li stanno ancora ad asciugare, infatti ho preso lo stendino, i nocchietti, così, che me lo scolorito semplicemente, invece questi stanno bene e hanno questa particolarità di avere le tasche così, anche questi 5 euro calori identic 40, non è vero. Poi ho preso una cosa molto etnica. E
però mi ho detto, ma no, ma che lo prendo? Fa poi 3 euro. Poi ho detto, sai che c'è? Io che vado molto in campeggio e ho bisogno di queste cose passepartout. Bravo, però non te le infilare troppo le orecchie. No, attento. Ecco appunto, Andrea. È molto carino. Fa un po' l'effetto fufu, se si è gonfio forse. Io l'ho messo, era un po' gonfio, adesso sono magrissima. Però insomma no, mi stava bene, mi stava bene. Ed è molto carino, molto carino. Ultima cosa, sempre a 3 euro questa. Che ho la mano, beh, questa è asciutta. Allora, forse sicuramente adesso, ma è bellissima, la adoro, bellissima. E appunto, questa è di proprio di cotone, cotone morbido, pesantina, però ho immaginato appunto questa, no? Molto, 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 vedo oltre. Vabbè, niente, è veloce perché mamma deve andare. Comprate l'usato, non vi bloccate, perché fate un buon lavoro e non è solo vintage.